È un mondo nuovo per me questo. Io la tecnologia non siamo, andiamo sempre di pari passo. È nata in una colazione con Simone, era emozionato a parlare, sembra tanto serio, ma è un amico di famiglia da anni. È nata con l'idea siccome sapete tutti quanto tengo a Brescia, è nata anche con l'idea di creare un ulteriore rapporto per chi, tanti ragazzi frequentano e visitano questi siti per creare un ulteriore rapporto di contatto. Infatti si cercherà comunque anche il più possibile di essere, cercherò in prima persona di essere presente su questo sito, nato proprio con la voglia di creare un ulteriore contatto, perché sapete quanto si tiene a battere quella barriera che vede sempre il calciatore su un livello e il tifoso su un altro, invece non è così. Chi tifa Brescia, ho sempre detto, mette la stessa passione, la stessa voglia che mettiamo noi quando siamo in campo, quindi credo sia un modo anche per andare incontro a queste anche nuove generazioni di ragazzi che, non dico vivono su internet, ma quasi. Ci sono loro, c'è il sito Brescia Calcio, io ne ho due, c'è Fabrizio che ha un suo sito, sappiamo tutti, tu magari siccome sei un po' ignorante non lo sai, che uno dei segreti e comunque uno dei capisaldi per avere un sito che abbia un numero di accessi di un certo tipo è la frequenza con il quale viene aggiornato, la frequenza con la quale tu inserisci una serie di notizie, cioè se non c'è questo tipo di rapporto, il sito piano piano si spegne. Da questo punto di vista, dove troverai il tempo, perché non fai un cazzo la mattina sera, dove troverai il tempo per renderlo da questo punto di vista accessibile e è prevedibile, è pensabile che qualcuno ti dia una mano, per una serie di ragioni, È insomma, prevedibile sono. pensare che qualcuno mi dia una mano, però non sono quello che delega e dico, ok, puoi dire, cioè, ti do l'idea e poi scrivi le cose, no? Non è una cosa che mi piace fare, chiaramente mi farò dare una mano, giustamente, perché se voi l'avete, sapete che non avete tutto il tempo per starci tutto il giorno, però sicuramente cercherò di esserci il più possibile in prima persona. Poi io ho visitato il più, non sono sicuramente fotogenico come te, però stiamo lavorando anche su quello.